Spesso non ci gustiamo un film non perché sia brutto, ma perché cadiamo in alcune trappole che ci impediscono di entrare in sintonia con il film stesso. Se siamo stanchi o affaticati, è meglio non tentare neppure di vedere un film impegnato o dal ritmo lento. Va a finire che ci nervosiamo o ci addormentiamo. Funeral Party è il classico esempio di film comico, adattissimo a stemperare le fatiche di una giornata no. Il tipo di comicità è quello inglese, basato sulla situazione e non sulla battuta, cui non manca un pizzico, e in questo caso ben più di un pizzico, di umorismo macabro. Due fratelli e una sorella si ritrovano per dare l'estremo saluto al padre, ma al funerale ne succedono di tutti i colori. Il fidanzato della figlia assume una dose massiccia di un acido sperimentale credendolo Valium, con risultati a dir poco imbarazzanti. Nel frattempo, i fratelli scoprono che l'adorato padre e marito fedele intrecciava da tempo una relazione omosessuale con un nano. In cambio del suo silenzio, il nano, imbucatosi al funerale, chiede una forte somma di denaro. Non fa in tempo a portare a termine il suo ricatto, che muore per cause quasi accidentali. Non sapendo che cosa fare del cadavere, i figli hanno la bella pensata di porlo nella bara insieme con il padre, senza far sapere nulla a nessuno e liberandosi così dell'impiccio. Due cadaveri al prezzo di uno, anche se la prima sistemazione nella bara non era certo di buon gusto, visti i rapporti tra i due. Si tratta di un film gradevole, perfetto per passare un paio d'ore in allegria, purché, ovviamente, non si sia sofferto recentemente un lutto in famiglia. Di timbro diverso è I Simpson, il film. Come per i telefilm, il fatto che si tratti di cartoni animati non deve trarre in inganno. L'atmosfera stralunata, il tono sempre sopra le righe, il paradosso onnipresente sono solo il primo livello di lettura del film. Sotto c'è sempre una denuncia cruda e talvolta spietata del perbenismo, dell'ipocrisia e dei falsi miti della società americana. Si tratta di un film dal gusto adulto che riesce a toccare temi importanti come la sessuofobia, l'incapacità di proporre modelli genitoriali equilibrati, la vittoria del vantaggio personale sul bene comune e via di questo passo. Guardare film come I Simpson solo per la dimensione umoristica vorrebbe dire perdersi la parte più gustosa dell'opera, e perciò è importante essere dell'umore adatto a lasciarsi trasportare dall'intento critico dell'opera e anche a sopportare l'immancabile lieto fine buonista, tipico anche di tutti gli episodi televisivi dei Simpson, che fa nascere più di un sospetto circa l'autenticità della critica. Sleuth, Gli insospettabili, un rifacimento degli insospettabili del 1972, è invece il classico film cucito addosso a chi ama la perfezione formale e il gioco intellettuale. Il film si basa quasi del tutto su due unici interpreti, Michael Caine nei panni dello scrittore di successo Andrew Wyeth e Jude Law in quelli di Milo Tindall, un attore che sembra riuscire bene solo nella parte di amante della moglie dello scrittore. Quando Milo incontra Andrew per chiedergli di concedere il divorzio alla moglie, Andrew alza la posta, vuole convincere Milo a rubare i gioielli della moglie in modo da ottenere entrambi ciò che desiderano. Andrew otterrebbe un ricco risarcimento dall'assicurazione e Milo potrebbe rivendere i gioielli e incassare una fortuna. I due maschi rivali si trasformano così in complici, ma nello stesso tempo, non fidandosi completamente l'uno dell'altro, mantengono un atteggiamento di sfida e di competizione. Quasi tutto il film è girato in pochi metri cubici, nell'abitazione di Andrew. Fanno da sfondo i più moderni apparecchi elettronici, tutti assurdamente comandati da un telecomando Apple Remote, per chi conosce i computer Macintosh, che contribuiscono ad aumentare la patina sofisticata della pellicola. Più che un film, è una partita a scacchi. Non solo tra i due protagonisti principali, ma tra il regista, Kenneth Branagh, e lo spettatore. È riservato solo a chi è disposto ad assecondare un gioco del genere. A questa condizione il film dà grande soddisfazione, altrimenti è di una noia mortale. Molta gente va al cinema per vedere una rappresentazione della realtà. Altra gente vuole invece un approfondimento della realtà.
pretende che il film non si limiti a descrivere ciò che succede, ma spieghi perché succede. Generalmente parlando, il cinema americano approfondisce le questioni, mentre quello europeo le presenta solamente. Irina Palm, una coproduzione tra Belgio, Gran Bretagna, Germania e Lussemburgo, è un classico esempio di film europeo. Presenta allo spettatore temi importanti, ma non ne approfondisce alcuno, lasciando allo spettatore stesso il compito di chiedersi che cosa passasse per la testa dei protagonisti. Sarebbe stato interessante saperne di più dei motivi interiori che spingono Tom a rifiutare il denaro guadagnato dalla madre Maggie con l'attività di Irina Palm, il nome d'arte con cui esercita nel locale Hard. Sarebbe stato interessante conoscere il dipanarsi del rapporto tra Maggie e Mickey. Sarebbe stato interessante esplicitare le dinamiche tra le cosiddette amiche del paese, compresa la compagna di gioco di Maggie, quella che è stata l'amante dell'ormai defunto marito di Maggie e che ripudia quest'ultima dopo che ha scoperto il tipo di lavoro che svolge. Niente di tutto questo viene approfondito. Eppure non è un limite del film, è una sua caratteristica. Occorre non cadere nella trappola e prendere il film così com'è. Into the Wild è tratto dalla storia vera di Christopher McCandless, un giovane di buona famiglia che appena laureato in scienze sociali si libera di tutto, abbandona la famiglia e inizia a girovagare per gli USA e il Messico. Il suo scopo sembra essere liberarsi da tutti i segni del consumismo per scoprire finalmente la verità di sé. Non è una ricerca facile, perché Christopher è intimamente un arrabbiato. Per di più, il suo atteggiamento è proprio antipatico, esprime giudizi taglienti e definitivi su tutto, crede di essere uno dei pochi eletti ed aver capito come va il mondo. Ai vecchi tempi sarebbe stato definito il tipo che si sarebbe meritato una sana scarica di legnate. Christopher ce l'ha con il mondo, ce l'ha con i genitori, ce l'ha con la società. Questa è la questione più triste del film. Non riesce a trovarsi bene, non in modo duraturo, con alcuno. Non con i genitori, non con una coppia di hippie, non con un trebbiatore, non con una giovane cantautrice e neppure con un anziano veterano. Eppure, a ognuna di queste persone Christopher dà qualcosa di positivo e viene riconosciuto come persona. Alcuni gli chiedono esplicitamente di condividere in pieno l'esistenza. Ma di fronte alla prospettiva di lasciarsi andare a un rapporto intenso e duraturo, Christopher sceglie sempre di riprendere il suo vagabondaggio. Solo dopo un inverno solitario in Alaska, quando ormai è prossima alla morte, capisce che la vera felicità è tale solo se è condivisa. Si tratta di un bel film, che si basa tuttavia sulla storia di una vita sprecata. La vicenda lascia l'amaro in bocca, e ci vuole un buon equilibrio per riuscire a separare la valutazione del film in sé dal giudizio sul comportamento del protagonista.